Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dato che ricevo sempre un sacco di domande sull'equipaggiamento e dato che ultimamente ho fatto un upgrade dell'attrezzatura, ho acquistato diversi nuovi pezzi, oggi voglio fare con voi un punto della situazione, in modo che magari potete estrapolare qualche idea interessante. Quindi ecco a voi tutta la mia attrezzatura per il camping e il bushcraft nel 2022. Qui in Danimarca l'inverno picchia duro, almeno per me che vengo da Roma. Ci sono pochissime ore di luce, c'è sempre vento, le temperature sono sempre intorno allo zero e considerate che questi boschi si trovano a livello del mare, qui non ci sono rilievi. Le uscite ai campi invernali sono abbastanza tosti perché si tratta di stare parecchie ore al buio e al freddo. Per fortuna è consentito accendere fuochi, quindi ci si può scaldare sia facendo la legna e sia stando poi davanti al fuoco. Vi faccio vedere come mi sono organizzato a livello di attrezzatura per affrontare uscite in questa tipologia di ambiente. Non dovete per forza acquistare le cose che vi faccio vedere io, però magari potete prendere qualche spunto interessante. Prima di andare avanti, ragazzi, già che parliamo di attrezzature, vi annuncio che ho finalmente aperto anche io la mia pagina influencer di Amazon. In che cosa consiste? È una pagina dove ho preparato per voi una lista lunghissima di attrezzature per l'outdoor che personalmente ritengo valide, divise per categorie. Quindi avete gli utensili da taglio, gli zaini, le tende, la cucina outdoor e via dicendo. Acquistando dalla mia pagina influencer potete aiutarmi a sostenere parte delle spese del canale praticamente a costo zero, perché voi acquistate alla stessa identica cifra, mentre io percepisco delle piccole commissioni. Quindi, se siete soliti fare acquisti su Amazon, prendete il link della mia pagina influencer che trovate qui sotto in descrizione, schiaffatelo tra i vostri preferiti, cioè lo prendete proprio e lo spiaccicate nei vostri preferiti e utilizzatelo per i vostri acquisti. Detto questo, andiamo avanti con il video. Cominciamo con il comparto notte, questo se mi seguite già lo conoscete perché è lo stesso ormai da diversi anni. Materassino Thermarest Neo Air e sacco a pelo Cumulus Panian 600. Si tratta di attrezzatura durevole, molto performante, quindi molto costosa. Ecco il tipo di acquisti che si fanno una volta e poi non ci si pensa più. Io li ho presi con l'intenzione di tenerli praticamente per tutta la vita e penso che sarà così, perché finora non mi hanno mai deluso. Per quanto riguarda il tarp, non sono ancora arrivato ad una soluzione definitiva. Ne ho provati diversi negli ultimi tempi, tutti abbastanza buoni, però io voglio qualcosa di particolarmente leggero, quindi diciamo che sto ancora cercando. Per il momento utilizzo il tarp della Solognac, che secondo me è un ottimo tarp nella sua fascia di prezzo. Passiamo al comparto utensili da taglio. Il primo inverno qui in Danimarca me lo sono fatto con un coltellino Mora e con un seghetto chiedibile della Fiskars ed è stata dura. Quest'anno sono passato all'artiglieria pesante, utensili che mi permettano di processare legna di una certa importanza per fare fuochi di una certa importanza, viste le condizioni atmosferiche che vi ho descritto poc'anzi. Sega a telaio chiudibile della Gawa, la Boreal 21, questa è veramente una genialata. Pesa e ingombra pochissimo, ma una volta aperta avete una sega vera che vi consente di tagliare agevolmente tronchi fino a 10-15 cm di diametro. Accetta Quarfot della Ultaforce, è una Forest Axe, quindi un'accetta a tuttofare per lavori boschivi. Io la utilizzo prevalentemente per lo spacco e trovo che sia molto maneggevole nonostante le dimensioni. Ha una testa da 850 grammi. Il coltello, ragazzi, io non lo utilizzo per tagliare la legna, lo utilizzo per i piccoli lavori di intaglio, per preparare l'esca per il fuoco e via dicendo. Mi sono fatto realizzare da Dario Trifelli un Lusievo, quindi uno dei suoi coltelli di piccole dimensioni, appositamente per questa avventura in Danimarca. Me lo sono fatto lasciare grezzo, quindi senza rifiniture, senza pattern sul manico ed è tutto quello di cui ho bisogno. Dopo 6 mesi di utilizzo è ancora affilato, fate voi.
comparto cucina. Abbiamo una borsa Wild Canvas di Prometheus, che vi ricordo potete acquistare con un 10% di sconto con il codice che trovate qui sotto in descrizione, all'interno della quale metto il bollitore e la tazza. L'acqua calda è essenziale durante i campi invernali, io non bevo mai acqua fredda se mi trovo all'aperto con temperature prossime allo zero, quindi il bollitore è fisso nello zaino, lo porto praticamente sempre. All'interno della borsa, visto che ha tante tasche, metto anche degli accessori per la cucina e un kit fuoco abbastanza completo. Se mi sento in vena di sperimentare, porto l'altra borsettina, la pouch di Prometheus, all'interno della quale ho messo degli strumenti per l'accensione del fuoco più tradizionali, quindi abbiamo l'acciarino medievale con la selce, il cotone carbonizzato, la lente d'ingrandimento, una scatolina di metallo per produrre delle altre esche carbonizzate e via dicendo. Tornando alla cucina, dicevo che il bollitore lo porto sempre perché mi consente di preparare bevande calde e anche pasti caldi disidratati. Se voglio prepararmi qualcosa di più appetitoso, ho due opzioni: padella o gavetta. Questa, che ci crediate o no, è una padella dell'IKEA. Raga, l'ho dovuta prendere perché è bellissima, con questi rivetti sembra una di quelle padelle che si usavano una volta nelle cascine di campagna. È di ferro, quindi pesa abbastanza, la porto solo se non devo fare troppa strada. In compenso cuoce bene, l'unico problema è che non è antiaderente. Altrimenti abbiamo la gavetta, è in alluminio, molto leggera, antiaderente. Ha il coperchio, quindi si può trasformare in un piccolo forno, ci potete cuocere il pane, la pizza e via dicendo. Non le porto mai tutte e due, o l'una o l'altra. Visto che qui c'è la possibilità di accenderlo, e visto che comunque serve anche per scaldarmi, la maggior parte delle volte cucino con il fuoco, quindi ho una piccola griglia che mi serve per poggiare sopra le pentole. Quando la situazione lo richiede, utilizzo un fornello ad alcol, tipo la mattina presto, chi gli va a mettersi a traffica col fuoco? Accendo il fornello e mi faccio subito il tè. Lo zaino l'ho lasciato per ultimo perché lo zaino si sceglie alla fine. Spesso mi arrivano domande sullo zaino da parte vostra e sono domande del tipo: per un'uscita di 5 giorni va bene il 70 litri o devo prendere l'80? Oppure bastano 20 litri per un'escursione giornaliera? Ragazzi, lo zaino non si sceglie in base alla durata dell'escursione, si sceglie in base al volume dell'attrezzatura che dovete trasportare. È chiaro che se voi vi portate appresso l'ira di Dio, o comunque se avete dell'attrezzatura economica e quindi ingombrante, vi servirà un litraggio maggiore rispetto a quello che si porta solo il panino e la bottiglia d'acqua, o a quell'altro che magari ha dell'attrezzatura più costosa e quindi meno ingombrante. Quello che vi consiglio di fare io è di scegliere con cura la vostra attrezzatura, di metterla tutta quanta insieme e poi di scegliere uno zaino abbastanza capiente da contenerla. Semplice. Detto questo, io al momento sto utilizzando il mountain top da 50 litri. Ve ne avevo già parlato in un video precedente, quindi non aggiungo altro. È uno zaino economico ma discreto. Beh ragazzi, spero che questa veloce carrellata sulla mia attrezzatura possa avervi dato qualche spunto interessante. Vi ricordo in descrizione il link del mio secondo canale, andatemi a seguire anche lì. Se avete domande, postatele nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!